Allora, buonasera. Venezia è stata importante nella tua vita d'artista, giusto? Beh, certo, sono stato. Beh, allora mi pare che questa sala ancora non c'era, la vedo adesso per la prima volta. Negli anni 70, praticamente dopo anche un lungo periodo di lavoro fuori dal nostro paese. Sì. Mi hanno chiamato come direttore della sezione teatro e musica. Sono rimasto qui per 3 anni, era previsto per 4, poi sono rimasto solamente per 3. Perché andaste via tutti i direttori? Come? Andaste tutti via i direttori? Perché non c'erano più i finanziamenti, se non sbaglio. Ma non mi ricordo perché, però certo a un certo punto ci siamo trovati tutti quanti fuori. Appunto. Il motivo non me lo ricordo. Quindi bisogna anche dire che il fatto che io, che non sono un musicista, mi dovessi occupare di musica, creò anche parecchie... Cioè, ci furono molte discussioni, eccetera, eccetera, eccetera. Non sembravo eccessivamente qualificato per farlo. Però devo dire che è stata per me un'esperienza importantissima e credo anche, erano anni specialmente per il teatro, di una effervescenza straordinaria. Quello che allora era nuovo davvero, e non era la ricetta del nuovo, era tanto nuovo che spesso neanche piaceva, perché poi generalmente piacciono molto più le cose conosciute che quelle che ancora non si conoscono. Ci è voluto un po' di tempo perché parecchie di quelle esperienze venissero accettate. Poi digerite e poi finire come spesso finisce quello che viene digerito, praticamente. Quindi, però sono stati anni veramente belli, ricchi, importanti. Beh, due cose fondamentali da osservare. Una, tu sei stato nominato nel 74, erano passati solo 5 anni dall'Orlando Furioso. Quindi dalla tua esplosione come successo, come conoscenza. Sì, però peraltro devo anche dire, in quei 5 anni qui nel nostro paese non ho battuto un chiodo. Sì, però in quei 5 anni ti eri conquistato una fama mondiale, ma anche tanti, non nemici, ma tanti che ti disprezzavano, ti prendevano, no? Sì. Eri un bersaglio comune. Beh, ma grazie a Dio di quelli ce n'è sempre qualcuno. Quindi quelli ci vogliono anche. Certo. L'altra cosa fondamentale, a parte che poi ne parliamo, insomma, tu avevi fatto, nel frattempo avevi portato uno spettacolo di quelli tuoi fondamentali, che è l'Orestea, che è una delle poche città dove è riuscito a fare. È vero, l'abbiamo fatta qui, però quella lì ancora non ero direttore. No, no, infatti. Però posso raccontare un episodio. Magari. Sì, perché questo era uno spettacolo che rischiò di far crollare il casino, perché fu montato, doveva essere montato al Lido. Al palazzo, ma era talmente pesante la scenografia che si aprivano delle crepe e quindi c'era un fumo salvati da un dipendente qui della Biennale, che mi pare che si chiamasse Mario o Paolo, trovò all'ultimo momento un cinemino che si chiama Cinema Arsenale, non esisteva più, dove tutto quanto quella enorme costruzione di ferro, eccetera, fu trasferita e lo facemmo lì. Che era uno scatolone che conteneva sia gli spettatori che gli attori. Pubblico, eccetera, 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 enorme. Ed era 72. Ed era sì. Presidente 70. Barata, vedo che ha una maschera impenetrabile, perché
pensa a quei problemi che potrebbe portare, come sempre, Ronconi. L'altra cosa fondamentale della tua esperienza di direttore è che cambiasti la Biennale Teatro. Quando sei arrivato tu, fino a quando sei arrivato tu, c'era il festival tradizionale che portava molti spettacoli e tu apristi la parola magica, laboratorio. Sì, veramente la parola magica non l'ho portata io. La parola Biennale magica sì. L'ha portata a Grotowski, che c'era un teatro laboratorio, sì. invitando Grotowski a lavorare qui, fra l'altro fra polemiche continue di troppa chiusura, eccetera, eccetera, però insomma indubbiamente è stata una data. Ma è stata una Biennale straordinaria, perché tu hai portato qui tutti i grandi del mondo, anche quelli che non erano conosciuti e riconosciuti come tali. Io personalmente ho visto qui Leo Apocalipsis con Figuris, che ha fatto la sua ultima replica. Chi? Lo spettacolo di Grotowski, visto a Venezia, nella tua Biennale, per l'ultima volta, poi è stato chiuso e Grotowski non ha più fatto vedere niente dei suoi spettacoli. No, quindi dico, sono appuntamenti. Io volevo, tu ne hai fatto uno, anche quello memorabile, ma ne parliamo dopo, che è Utopia. Appunto, oltre a Grotowski avevi invitato, non so con quale criterio, della grandezza. Direi che non erano solo laboratori, no? Perché c'era anche la rassegna, non so, per esempio Lars Dohr di Ariane Mnuchin, che nessuno conosceva ancora qui in Italia, eccetera, eccetera. Non era certo uno spettacolo di laboratorio. Facemmo anche una cosa, per me, molto importante che abbiamo fatto. Era addirittura la produzione, insieme con degli altri enti, di Einstein, di Wilson. E certo, ne parlava prima Presidente Baraccio. Eccetera, eccetera, esatto. E quindi, ma indubbiamente l'attività di laboratorio era una, ricordo ancora, Barba su una sala della Fenice, una soffitta. Piena soffitta della Fenice, eccetera, 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 una cosa. Beh, il caffè La Mama con Serban. La Mama. E poi anche molti italiani, sì, mi ricordo, sì, che sì, molti. Qualcosa che non era mai successo alla Biennale di Venezia, che era sempre stato un festival di grande livello. Di pura rassegna. Senti, tu hai realizzato in quell'anno lì, nel 75, in mezzo al tuo incarico, Utopia, che è un altro spettacolo che pochi hanno visto e che era molto... No, qui l'hanno visto perché lo facevamo ai cantieri navali e quindi al coperto, però era uno spettacolo destinato a essere fatto all'aperto, per strada. L'estate fu singolarmente piovosa, non siamo riusciti a farlo da nessuna parte, tranne da noi. Dopo abbiamo fatto a Berlino, abbiamo fatto a Parigi, abbiamo fatto al Festival d'Edimburgo, ma in Italia non l'ha visto nessuno perché pioveva sempre. E quindi niente, non si fece, però qui si fece. No, era uno spettacolo abbastanza straordinario anche. Sì, era una specie di disperante collage di cinque commedie di Aristofane. E la durata anche era considerevole. Era adeguata. Senti, tu poi hai fatto un altro spettacolo bellissimo, gigantesco, che ha debuttato alla Biennale, che era Due Commedie in Commedia. È vero. Ah, guarda, questo non me lo ricordavo. Ah, andiamo bene. Sì, è vero. Pare che non risulti neanche nelle cronologie della Biennale. È proprio vero. E le due, ecco. Lì, per esempio, con quelle due commedie in commedia mi si è scatenata una passione forse nata per un autore per Giovan Battista Andreini e poi non mi se ce n'è altre tre di commedie di queste. Anche lì non avevi scherzato, perché avevi fatto, era su un palcoscenico di 25 metri di profondità. No, l'abbiamo fatto al Malibran. Al Malibran, ma credo che fosse allungato. Sì, e a Roma, all'Argentina, lo stesso, era gigantesco. Era enorme. Quella è una commedia meravigliosa. E in qualche modo, facendola, ci si rammarica di vedere quante cose sono rimaste,
cioè, con l'etichetta roba vecchia, museo, eccetera, eccetera. E invece quando le fai poi è un seguito di sorprese. Sì. Cioè, è piacevole e sorprendente anche vedere quanta roba abbiamo perduto, tutto sommato. Sì, sì, tra l'altro lì lavoravi con un'attrice che non era abituale tua, che era Valeria Morricone. No, ma era brava. Bravissima. E la squadra nuova dei nuovi attori diplomati da poco, che andava poi, da Popolizio a Zingaretti. Poi oltretutto quella lì, dal momento che qui stiamo facendo un laboratorio basato su questa sera si fece da soggetto, quella lì era in realtà è un pre-Pirandello in quella commedia, perché una commedia singolare. Si svolge a Venezia, un ricco signore con la passione del teatro convoca due compagnie, una che recita a soggetto e una che recita invece accademica, scritta, fa due teatri e piano piano si accorge che sia la commedia a soggetto che la commedia sono una storia della propria vita. È molto interessante, è una cosa pre-pirandelliana, bellissima. Andreini c'ha molto di pre-Pirandello, l'amore nello specchio non è da me. L'amore nello specchio è pazzesca. E non sarà un caso che tu le abbia frequentate, poi tutte queste commedie un po' strane di Andreini, piene di significati che si specchiano. Dopo tanti anni sei tornato a Venezia a fare un laboratorio. Per me è un laboratorio abbastanza sui generis, no? Perché io ho sempre fatto i laboratori con... per cominciare a lavorare su un'ipotesi di spettacoli che poi si sarebbero potuti fare con i partecipanti del laboratorio o al di fuori dei rappresentanti del laboratorio. Qui non avevo mai proposto, come ho proposto qui, di fare un laboratorio di dividere, diciamo, il laboratorio insieme a dei giovani registi, no? Perché lavorerò anche ovviamente con gli attori, con i giovani, però il laboratorio è soprattutto dedicato partendo da alcune scene di questa sera, si recita il soggetto di Pirandello, ognuno di questi quattro registi professionisti, credo ce ne sia uno che ha un curriculum molto limitato, che ha un curriculum più di scenografo che di regista. Gli altri tre sono registi, diciamo, giovani, ma in carriera, con un curriculum ben riconoscibile, di dare a loro piuttosto la possibilità di lavorare con dei gruppi di attori, un confronto, quindi è un po' anomalo come tipo di laboratorio. Però ci tengo molto, perché seguire anche il lavoro di colleghi più giovani e non solamente per me è una cosa interessante. Senti, perché diceva anche prima il Presidente, molta parte della tua vita teatrale, poi, oltre che al numero impressionante di spettacoli che hai fatto, che voglio dirlo a tutti, sono 120 di prosa, più di 100 le opere liriche, cioè un curriculum sterminato, tu hai dedicato sempre molta parte delle tue energie, del tuo lavoro alla formazione, alla trasmissione del teatro. Premetto che io non sono per niente, non sono mai stato un didatta. La formazione ce la facciamo insieme, credo. Non ho mai avuto un metodo, non ho mai avuto un metodo dovrebbe come minimo garantire una possibilità di esiti felici, non sempre succede. La cosa che mi ha sempre interessato, oramai da 50 anni, 50 sono troppi, un po' meno, nel lavoro con della gente più giovane di me, è proprio il tipo di scambio che c'è. La formazione oggi è particolarmente difficile nel teatro com'è oggi. Preparare degli attori al teatro, a quale teatro? Lì siamo in un momento, cioè qui ognuno si deve fare il proprio, sapere, grazie a Dio, oramai si chiama teatro uno spettro
molto variegato di esperienze diverse. Quindi più che formazione è cioè, lavorare insieme a dei giovani in modo che ognuno veda nelle numerose possibilità, non sempre possibilità di sistemazione professionale, ma di categorie di teatro, quante ce ne sono, quali sono le più acconce e le più adatte a viverci bene dentro, se ci si riesce. Senti, pensando al laboratorio che fai adesso, appunto, che è atipico perché è fatto con i registi oltre che con gli attori, però certo dopo tanti anni che tu propugni e pratichi invece un modo laboratoriale di creare teatro, così volevo sapere come sono cambiati per esempio gli allievi da allora a oggi, come rispondono, uguali da prima o sono diverse? No. Sono abbastanza cambiati. Naturalmente poi non si può generalizzare come sono cambiati. C'è qualcuno che è cambiato, qualcuno che è rimasto tale e quale, e qualcuno che è rimasto, come erano 40 anni fa. Certo. E meno male che è così. Per me però l'etichetta giovani è abbastanza equivoca. Che vuol dire? Che la carta identità non è quello, non è la data di nascita. No. Di fronte a un gruppo di quanti ce ne sono? 20 giovani, mi piace pensare che ci sono 20 individualità, capito? E la cosa che mi interessa è il rapporto con 20 persone e non con un manipolo di giovani, capito? Anche perché mi sembra di notare che quando sono un manipolo non sono a loro meglio. Capito? Quando viceversa sono degli individui, ognuno caccia fuori il meglio che c'ha. Cioè bisogna lavorarci individualmente. Sì. I mezzi con cui si fa un laboratorio oggi sono cambiati rispetto a prima? Ma qui facciamo un laboratorio di 8 giorni, altrove si fanno i laboratori di 2 mesi, di 1 mese, eccetera, eccetera. No, lo dico apposta perché a Santa Cristina tu naturalmente, fai... Naturalmente dipende anche dagli obiettivi che ci si dà. Certo. No, ma per esempio dico al Centro Santa Cristina che hai fondato, al Centro Santa Cristina, cioè lavori con l'Accademia d'Arte Drammatica, sei più d'amico, che sono cose che durano di più. L'ultima cosa che abbiamo fatto, lo spettacolo è andato in scena al Festival di Spoleto, 6 personaggi, è stato un lavoro di 3 anni con gli stessi attori, non permanente, 1 mese all'anno abbiamo lavorato lì ed è venuto fuori uno spettacolo bellissimo, di ottimo livello. Sì. A proposito dei tuoi linguaggi, tu hai dimostrato nella tua storia di artista di padroneggiare, insomma, per usare un termine volgare, molti linguaggi diversi, nel senso che oltre al teatro, dove appunto rimani il maestro indiscusso e ogni volta poi anzi hai reinventato, hai rilanciato la posta, c'è qualcosa, no? Qualche elemento nuovo di linguaggio che può ancora stupire e, dopo tanti anni, come dici te. Per esempio dico l'Orlando Furioso che girasti subito dopo il debutto teatrale in quegli anni successivi e lo girasti in pellicola, quindi cinematografico, beh, rimane un film bellissimo, però poi è rimasto solo. So che ha avuto una complicata produzione, no, però... Ecco, per altre cose che non siano teatro non mi ci trovo. Non ti hanno... Per niente, non ho ogni tanto qualche... incauto mi ha proposto, ma facciamo un film eccetera eccetera eccetera, ma mi sono sempre guardato bene. Sì. Credo che non saprei farlo. Insomma, quando l'hai fatto bene, non hai mica fatto male. Non so se l'ho fatto bene o se, comunque era una anomalia, indubbiamente. E in quanto anomalia non era il caso di ripeterla. No, questo è molto bello detto da parte tua. Però per esempio ho visto prima nel pubblico Michela Martini, che, con cui hai girato una delle due protagoniste insieme a una giovane Bonaiuto. Sì, a proposito di Venezia, lei già è stata la protagonista di una cosa che ho fatto in televisione, La Bettina, che era una commedia di Goldoni. Anche lì devo dire che, visto che siamo a Venezia, il primo spettacolo che ho fatto da regista, che fu una catastrofe, una vera catastrofe,
era Pontesso e Goldoni, era la Putta Onorata e la Buona Moglie. Già allora mi piacevano le cose corpose. Quante ore durava? Due commedie, una dopo l'altra invece di una sola, eccetera, eccetera, eccetera. E sì, c'era, è qui l'attrice. Sì, sì, Michela Martini l'ho vista, l'ho salutata prima. Tra l'altro aveva quattro nomi di attori grossissimi. Sì. Volontè, Gravina, Corrado Pani, eccetera, eccetera, eccetera. E Ilario Chini. Ma io veramente, avevo cominciato a fare l'attore, poi avevo smesso, no? Però avevo lavorato con questi attori, come erano colleghi, e loro una volta hanno deciso di fare una compagnia loro e mi hanno detto, ah, vieni te a fare la regia, e così ho cominciato. Sì, tu lo racconti con molta surprise, va bene. Però dico, quella prima esperienza fu catastrofica. Catastrofica. Però ti sei vendicato con la televisione. Perché l'hai rifatta in televisione, quelle due commedie. Mi sono vendicato. Sì, che tra l'altro hanno un linguaggio, l'ho rivisto di recente, per quello lo dico. L'hai rivisto? Sì, è un linguaggio molto sperimentale, molto nuovo, molto per oggi, per il 2012. Beh, ma era molto facile. Cioè, io non so... Non sapevo come fare, e ho loro semplicemente messo il testo così, capito? E come dirti? È una telecamera che inquadrava gli attori mano che ti sono le battute, era semplice. No, quindi insomma ne hai fatte di... Io non so, ecco, avendone fatte tanti spettacoli, 120, avendo fatto tante innovazioni nel teatro, no? Anche sfidando, io non so... Ora, a proposito di laboratorio, tu hai fatto il laboratorio di Prato, che è un altro punto fondamentale del teatro contemporaneo in Italia. E, come si dice, spesso appunto sei stato, non hai avuto più che ringraziamenti, altro che Leone d'Oro, hai avuto degli attacchi, no? Sei stato criticato in tutti i modi. Questo non ti ha mai condizionato, né frenato, né... No, condizionato proprio no. Condizionato proprio no. Sono cose che le metti nel conto. Perché poi ci sono degli attacchi che sono giustificati, no? E allora cerchi di capire quali sono le ragioni. Se ci sono delle ragioni, siete tranquilli. Ci sono degli altri invece che sono dettati da malanimo, da invidia, allora quello è peggio, perché ce l'ha. Tanto è peggio essere invidiosi che essere attaccati dagli invidiosi. Ecco, la migliore vittoria su chi ti invidia è quella. Stanno peggio. Senti, un ultimo punto, perché che però è fondamentale nel tuo teatro, il testo. Tu, beh, insomma, l'Orlando Furioso certo l'aveva scritto Ariosto, anche se ci aveva lavorato Sanguinetti per te. Ma poi hai trasformato in teatro dei testi che non erano nati per il teatro, anche belli, importanti, corposi, da Gadda, Karamazov. Hai scoperto, tu dici di no, cioè, io dico scoperto, hai riportato in palcoscenico testi assolutamente sconosciuti, dimenticati, che nessuno sapeva spesso, no, cosa fossero. E questo è sicuramente, insomma, un merito, perché hai inventato, insisto, il teatro contemporaneo italiano. Io vedo che ancora adesso, perfino Brecht, che hai fatto il tuo primo Brecht l'anno scorso, però c'hai, come si dice, sempre ancora mantieni un'inquietudine verso i testi da Lagars a Spregelburd, che oramai è il tuo autore. Cioè, io non credo che per essere teatrale un testo letterario debba essere per forza una sceneggiatura, debba essere già sceneggiato, ossia una cosa pronta per essere messa in scena. Per me, io penso che gli elementi necessari e fondamentali perché ci sia una comunicazione teatrale sono, non sono necessariamente il personaggio, il dialogo, la trama, eccetera, eccetera, eccetera. Sono la lingua, il tempo e lo spazio. È come si combinano queste cose qui. Di volta in volta,
di epoca in epoca, di momento in momento, eccetera, quello che fa diventare teatro, e mettiamoci anche un'altra cosa, il corpo dell'attore. Beh, degli attori abbiamo parlato fino adesso, certo. Il corpo, la voce dell'attore in quanto estensione nello spazio del corpo. Ecco, sono questi quattro elementi, è la combinazione di questi quattro elementi che dà origine al teatro. Capito? Quando dico linguaggio posso dire anche, quindi ci metto anche letteratura dentro. Appunto, e a proposito di testi nuovi, dicevo, adesso sei arrivato a Spregelburd, che mi sembra quello che ti incuriosisce di più. Beh, mi pare un autore che, come dire, che ha centrato nella sua drammaturgia abbastanza bene lo spirito contemporaneo, non la nostra storia, la percezione che noi abbiamo della nostra storia. Capito? È difficile trasferire direttamente la nostra storia in palcoscenico. La storia in palcoscenico non ci vive, l'attualità vive fuori del palcoscenico. Pensare che diventa attuale quello che lo trasferisci direttamente mi sembra una sciocchezza. Viceversa, Spregelburg riesce a fare delle costruzioni drammaturgiche in cui diciamo la parola contemporaneo si lega non con all'attualità ma alla sincronia, tanti tempi che si sovrappongono, capito? Tante esperienze, già il fatto che sono tante quasi commedie si svolgono in tanti luoghi paralleli che però potrebbero essere anche sempre lo stesso luogo, insomma, c'è un discorso sulla, su ciò che adesso noi possiamo percepire come identitario abbastanza interessante. Non è un giudizio sul mondo, però è un modo, modo di guardare il mondo. Non è un giudizio sul mondo, è un giudizio ognuno dà quello che crede. Certo, no, però insomma, E soprattutto non sono delle lezioni. Non sono? Delle lezioni. Lezioni. Non sono delle lezioni. Sono, Per un maestro come te, tutti ti chiamano maestro. Ma io non le faccio le lezioni. Non so che non faccio le lezioni. Non è anche con gli attori, io faccio una proposta che ognuno può prendere come meglio crede, tu parli soprattutto attraverso il tuo teatro, è quello che hai fatto per tutta la vita, giusto? Non hai mai amato le spiegazioni teoriche. E su questo gesto forse allora grazie a Luca Ronconi.